Derby vero, derby difficile, derby sbloccato da uno dei più giovani in campo. Il commento del presidente Sebastiani. Derby vero, perché è chiaro che quando si giocano queste partite c'è tanto impegno da parte degli altri, perché comunque sia si gioca a Pescara, per loro è la prima volta tra i professionisti e quindi è sempre difficile. La partita non facile da sbloccare, è arrivato l'episodio giusto quando sembrava da 0-0, contento quanto presidente? Ma io credo che noi abbiamo sbagliato il primo tempo, nel senso che ci siamo un po' adeguati al loro ritmo, al loro gioco. Poi nel secondo tempo abbiamo accelerato di tanto. Quando acceleri con la qualità che abbiamo, prima o poi fai gol. Soprattutto ci è andato vicino De Marco a dare l'assist vincente a Merola, poi è arrivato questo gol, è il terzo stagionale, se non erro, di De Marco, molto importante. Sì, è il terzo, ma aveva dato una palla meravigliosa a Merola che è arrivato un attimino di ritardo, perché sennò era una palla gol anche quella, ma poi credo che insomma nel secondo tempo abbiamo legittimato sicuramente il risultato. Mi ha detto che chiede veramente l'aumento di stipendio De Marco. Adesso gli ho dato una pizza, vedi? Presidente, il Perugia nel pomeriggio oggi ha pareggiato 0-0 con il Rimini, il terzo posto torna a 2 punti, ma adesso c'è un gubbio che viene da, se non erro, 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7. Ma questo, credo che quest'anno sia in assoluto il girone più difficile. Ci sono tante squadre attrezzate, non mi meraviglia il pareggio del Rimini a Perugia, perché il Rimini è una buona squadra. Un campionato difficile, quindi noi pensiamo a fare il nostro e poi alla fine tireremo le somme. Prima di parlare un po' di come è andato questo calciomercato, io non glielo chiedo da più di un anno, presidente, però questa sera nel derby sono stati incessanti i cori nei suoi confronti, è dispiaciuto? Non me ne frega proprio niente, meno di zero, perché la gente che fischia, che parla, che deve fare qualcosa, perché è facile protestare, contestare, poi quando alla fine del mese si pagano gli stipendi c'è Sebastiani, non ci sono loro, quindi non mi interessa. A me fa piacere che tifino per i ragazzi, perché devono aiutare i ragazzi, per quanto mi riguarda non mi interessa proprio. Prima dell'analisi del mercato le do l'auricolare, così può rispondere alle domande da studio di Massimo Profeta e di Fabio Ferraresi. Presidente, all'auricolare. No, io volevo chiedere al Presidente, proprio parlando di De Marco, no? Il prototipo proprio della mezzala per caratteristiche che piace a Zema, non so se è d'accordo. Sì, sì, ma è un ragazzo che noi abbiamo preso, il direttore l'ha preso conoscendo le caratteristiche. È chiaro che è un 2004 e va aspettato, i ragazzi che giovani migliorano. Lo stesso Dagas oggi ha fatto una gran partita, ma tutti, e quindi ci vuole pazienza. È chiaro che di pazienza qui ce n'abbiamo sempre poca, ma i giovani che abbiamo sono tutti quanti forti, l'abbiamo detto dall'inizio e lo ripetiamo adesso. Poi magari puoi sbagliare una partita, puoi fare un errore, però credo che sulla qualità dei ragazzi ci sia poco da dire. Ecco, sotto ancora questo profilo, e poi chiudiamo con l'analisi. Sì, provo velocemente. Sotto questo profilo però continua a fare più fatica, insomma, un po' più di fatica Tuňov. Voi vi aspettate molto, però che cosa possiamo dire? Io credo che oggi Giorgi abbia fatto una buona partita, ha rincorso gli avversari, ha una qualità che è superiore alla media. È chiaro che ha bisogno di continuità, il mister glielo sta dando e credo che arriverà anche il momento di valutare Tuňov per quello che vale. Chiudiamo, Massimo, con intanto l'infermeria biancazzurra. Quando rientreranno a Cornero Vergani? Come sta Floriani? Che se ci può dire qualcosa in più, se ha sentito il ragazzo? No, Floriani ha preso quella botta lì, perché oggi di botte ne hanno prese tante. A proposito, è contento della gestione dei cartellini? Assolutamente no, perché noi abbiamo preso dei cartellini per dei falli veramente... Vabbè, però è inutile parlare degli arbitri, perché sennò ci ripetiamo sempre, sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri, sbagliamo noi, per cui... Dicevamo l'infermeria. L'infermeria più che... Allora, oggi c'era Cangiano che era a casa con la febbre, Squizzato che è venuto per onore di firma, il mister a casa con la febbre, Vergani che ha ricominciato a fare qualcosa e spero che in settimana cominci anche a correre. A Cornero, prego... Penso un paio di settimane sarà disponibile anche lui. Il mercato, presidente, lei ha detto, ha sottolineato con convinzione
che il Pescara non voleva dar via nessuno, perché poi nell'intervista ha detto che non solo Mesic, ma anche Merola, Aloi, Cuppone, Milani, Tuniov avevano offerte importanti. Ma guardate, io quest'anno a gennaio, come mai è successo, potevo dare via mezza squadra se avessi voluto fare cassa. Invece non volevo assolutamente toccare gli equilibri di questa squadra. La squadra olandese ci ha pressato, eravamo in macchina ancora tornando da Milano e continuavano a fare offerte per Mesic. Offerte... Parlava in inglese Sebastiani Dell'Icardi? No, parlavamo con il suo agente che era in contatto con loro, perché noi non abbiamo parlato proprio, non abbiamo detto dall'inizio che non volevamo darlo. Ma quanto è mancato? Quanti soldi sono mancati per cedere Mesic? No, ma non era una questione di soldi, era proprio la mancanza di volontà, perché se c'avevo volontà a 600.000 euro Mesic lo vendo. È chiaro che all'ultimo giorno di mercato non mi andava di fare nessun movimento, o magari poi andare a pensare di andare a prendere uno svincolato per riempire, non esiste proprio. Ci può svelare chi vi ha chiesto Merola? Ma diverse squadre di Serie B ci hanno chiesto Merola, perché Merola non è che lo scopriamo noi. Già l'altro anno l'avevamo preso in Serie B, è un anno buono che sta facendo molto bene a Pescara. Quest'anno avrebbe potuto fare anche, fino adesso, anche sarebbe stato assolutamente in doppia cifra se non avesse sbagliato qualche gol di troppo. Ma Merola è un giocatore con una qualità importante. Ma noi abbiamo tutti i giovani con grandi qualità. Invece sui nomi che avete provato a prendere, perché Dell'Icardi ha detto che avete provato a prendere anche qualche giocatore di B, ma Strantonio del Cittadella alla fine non ha dato aperture, però Bravo del Sud Tirol vi aveva dato l'ok per Lonardi, proprio perché il ragazzo non è venuto. Ma perché spostare dei giocatori che giocano in B non è facile, perché tu comunque fai la C e quindi non hai lo stesso appeal di una squadra di Serie B oggi. È chiaro che mi è molto piaciuta la volontà di Meazzi, ma anche la volontà di Sasanelli, che a tutti i costi è voluto venire a Pescara, e speriamo di vederlo presto. Oggi era squalificato, quindi scontava quella giornata di squalifica. Abbiamo preso Andrea Capone perché comunque è un ragazzo con grandissime prospettive, è chiaro, va aspettato perché non giocava da qualche mese, però oggi ha fatto vedere qualcosa di quelle che sono le sue qualità. Io sono assolutamente soddisfatto del gruppo che ci abbiamo, anche in prospettiva futura, perché comunque sia metti insieme una squadra che ha delle potenzialità importanti.